Elezioni provinciali che hanno già un esito scontato fanno parte di un modo di procedere che non ci vede d'accordo. Politici che votano altri politici è l'esaltazione dell'antipolitica, quindi la politica che crea la sua opposizione non ci piace. Perché non la Barbieri? Noi crediamo che il Comune di Piacenza ha tali e tanti problemi da affrontare. Ne citiamo solo alcuni, magari dimenticandone anche qualcuno: la questione di Terre Padane, dove ci sono due delibere, una della Lega e una della maggioranza, abbiamo scoperto ieri, la questione del bando periferie, ad oggi non ci sarebbe cantierabile un progetto, quindi se i fondi fossero assegnati oggi il Comune di Piacenza sarebbe escluso, la questione del parcheggio di Piazza Cittadella, 14 milioni di euro di lavori spostati dal 2018 al 2019 perché le gare non sono pronte, la questione di Boat che ci preoccupa molto, la questione delle farmacie. Tutto questo concorre a creare una situazione tale per cui il problema è che il Comune di Piacenza ha bisogno di essere amministrato a tempo pieno, bisogna ingranare una marcia che sia superiore alla seconda, che è la marcia con cui attualmente l'amministrazione sta guidando il Comune. Per queste ragioni riteniamo che non essendo nessuno dell'amministrazione a tempo pieno in Comune, men che meno ci sia lo spazio per andare a governare la provincia, a meno che la provincia non si faccia governare da qualcuno che naturalmente non risponde a funzioni politiche. Io credo che quando il sindaco si è candidato per fare il sindaco di Piacenza non abbia detto agli elettori che avrebbe fatto anche il presidente della provincia. Nel contratto elettorale tra il sindaco Barbieri e gli elettori di Piacenza non c'era questo aspetto, e credo che gli elettori di Piacenza avrebbero forse qualcosa da dire sul fatto che il loro sindaco vada a impegnare una parte del tempo che anziché dedicarlo al Comune di Piacenza va a dedicare alla provincia di Piacenza, e in questo caso comunque non basterebbe.